Buongiorno a tutti, bentornati sul mio canale, sono Orso. Ci ho messo 5 anni per imparare questa cosa. Adesso sono 2 anni con questo, 2 inverni che lo uso e ve ne volevo parlare perché ho visto che funziona, funziona bene. Parlo del filtro di pulizia delle acque in uscita dalla raccolta delle acque piovane. Non l'ho mai avuto, fino a 2 anni fa non ce l'avevo. E quindi cosa succedeva? Spesso si otturavano, nel mio caso, le elettrovalvole, ma altrimenti anche i tubi e soprattutto i tubi goccia a goccia, sia quelli rigidi che quelli flessibili. Ogni anno, anno e mezzo, puntualmente c'erano delle bocchette dell'acqua dalla quale non usciva l'acqua e quindi era un problema perché magari me ne accorgevo dopo che avevo messo le piantine morivano. È un problema grosso, insomma. Allora, l'anno scorso, 1 anno e mezzo fa, ho messo questo filtro qui in uscita. Dai cassoni li ho prima lavati, ovviamente li ho spurgati alla bella meglio e poi ho messo questo qui. Devo essere sincero, non ho un filtro, una retina in ingresso che mi possa contenere le foglie più grandi, quelle che arrivano dal tetto. Questa è la mia mancanza e lo farò prossimamente. Nel frattempo però ho risolto con questo. Adesso vi faccio vedere un po' cos'è e come funziona. Allora, chiudo il rubinetto e semplicemente non ve lo faccio vedere smontato perché è un casino da mettere su. È un semplice filtro con una cartuccia dentro lavabile. Si uscirà un po' d'acqua. Guardate, guardate cosa c'è. Questo adesso ha passato l'inverno. Io ho acceso oggi l'impianto, l'acqua arrivava, ma non come volevo io, quindi ho capito subito che c'era il filtro intasato. Questa è tutta melma che noi non facciamo arrivare nei tubi a irrigazione a goccia. Eccolo qua. È una retina metallica, quindi non si butta via niente. Le guarnizioni sono già inserite nel corpo del filtro, quindi non vanno cambiate. Si avvita manualmente, quindi non ci sono attrezzi, qui in campagna non sempre li si hanno. Adesso gli diamo una lavata e vediamo un po' come torna nuovo. Con il getto dell'acqua, semplicemente togliamo prima il più grosso e poi dentro. Per fare un bel lavoro si può usare un attrezzino come questo. Ecco qua. Adesso ovviamente poi vedrete il lavandino che si è otturato perché dopo l'inverno succede di tutto in campagna. Questo non lo usiamo mai. Ecco, questo non lo rovina assolutamente, non è invasivo. Ecco qua, tornato nuovo. Guardate, lo si infila, c'è un verso. Dall'altra parte lo sentite che, beh, questo modello ovviamente, poi dovete vedere il modello che avete voi in mano. Oh, si arriva battuta, il lavoro è finito. Basta. Questo lavoro si ripete o all'occorrenza, quando vedete che la portata dell'acqua diminuisce, o una volta ogni 7-10 giorni nel mio caso. Finché non metterò la retina sopra, purtroppo dovrò andare avanti così. Spero di esservi stato utile. È un oggettino che costa poche decine di euro. Vi lascio il link qua sotto, anche se ha la forma diversa, non importa. E come dicevo, è il secondo inverno che resiste, quindi freddo, caldo, l'acqua da me c'è sempre. Quindi non si è ancora spaccato, quindi è una buona plastica. Mi sto trovando bene. Trovate poi ovviamente i modelli con le dimensioni in uscita che vi fa comodo. Io purtroppo quando ho comprato il filtro non ci ho pensato, non ho comprato i raccordi. Li ho presi in negozio e alla fine sono costati più i raccordi del filtro, ma quello perché non me ne sono accorto io. Bene, spero esservi stato utile. Un video molto veloce, molto semplice, ma come vi dicevo, io ci ho messo 5 anni per capirlo. Magari in questo modo vi ho accorciato un po' il tempo per arrivarci da soli. Se vi è piaciuto il video, lasciate un like. Se non vi è piaciuto, non importa. Lasciate un pollice in giù. Iscrivetevi al canale se vi fa piacere e cliccate sulla campanella, l'attivate così vi arrivano le notifiche dei miei nuovi video. Vi ringrazio, vi auguro una buona giornata. Giovedì prossimo.